Ragazzi, sapete quando si parla di sport, Bob si mette sempre in mezzo a rompere le scatole a amici, a ragazzi, in questo caso a giovani ragazzi come Gregorio e Andrea, che è il suo amico, socio, amico, sì. Amico, no? Amico, dai. Dove siamo? Siamo a Altazona, Salice Terme, che è una meravigliosa idea che hanno avuto questi ragazzi, i loro genitori, non so chi, ma siete stati geniali, perché hanno unito padel e pop tennis. A pop tennis, è proprio oggi che Gogo voglio che parliamo di questo pop tennis, perché in America, ad esempio, il padel non esiste, no, non lo vogliono neanche. E tutti giocano solo a pop tennis. Esatto, tutti a pop tennis. Che spieghiamo cos'è? Una sorta di mini tennis. Una sorta di mini tennis in un campo più piccolo. Quindi il campo è 13x6, si può giocare sia singolo sia doppio. E qua avete quattro dei migliori atleti della zona che stanno facendo un doppio tra di loro. Quarto uno scambio, bruttissimo. E divertente per tutte le età, facile. Molto più facile il tennis, però comunque è divertente anche per ex tennisti. Ok, esatto, e questo secondo me è un bel tema, perché nonostante tutti, bene o male, siamo stati coinvolti dal padel, noi stessi giochiamo, litighiamo, facciamo scommesse, le perdiamo, lui ogni tanto piange, ma è giusto così, giusto. Deve soffrire quando perde, quindi siamo tutti intrippati col padel, però per noi che arriviamo dal tennis, Gogo ha la stessa esperienza, il suo babbo, ma anche Andrea, insomma, tanti ragazzi che vengono qua, oltre al tennis hanno trovato il pop, perché a mio modo di vedere, questo ha il vantaggio di assomigliare un po' di più alla disciplina che noi amiamo, no? Che però gente come me, che ormai si avvicina ai 60, non può stare lì su un campo fa tre fatica, ore in siamo singolo. Troppo vecchi, no? In realtà qui invece anche match di 3 set su 5 riesci tranquillamente, ce la fai assolutamente. Poi la racchetta ti concede tanto, quindi ti diverti tutti. La facciamo vedere la racchetta, perché potrebbe sembrare quella del padel, in realtà non è così, no, è in più cosa sottile, meno spessa, meno dal cordino, quindi è più maneggevole e più fine con la palla. E arrivano direttamente dall'America le racchette. E niente, questa è la racchetta. Rispetto... Le palline sono le mid. Ecco, sono quelle della scuola tennis, diciamo. Sono quelle della scuola tennis. Sono 75% piene, quindi più sgonfie del padel. E basta. Le palline sono le stesse, appunto, del tennis. Qualcuno dirà, ma rispetto al pickleball, che è la disciplina che in America sta andando per la maggiore, anche se tanti ex tennisti, com'è, gli ex tennisti, quelli ancora un po' più in forma, preferiscono pop. Perché? Perché la palla comunque qua viaggia un po' di più. Pickleball, che si gioca con una palla, ce l'avevamo qui, adesso ce la cerco, ve la faccio vedere. Si gioca con una palla forata, una palla di plastica, quelle che vengono usate anche nella metro hockey. Quindi da zero confidenza con la 3, è molto più dura ovviamente. Le prime erano di legno, adesso forse fanno qualcosa in fila, però la palla, anche se anche il piccolo è molto divertente, nel pop la palla viaggia decisamente di più, per cui si ha quella sensazione che piace forse agli ex tennisti di avere a che fare comunque con di sentire qualcosa, un po' la palla, di sentire qualcosa di più. Esatto. E quali sono i suggerimenti che puoi dare per chi vuole provare? No? Qui noi siamo a Salice Terme, provincia di Pavia d'estate, invece d'inverno abbiamo un campo al coperto a Caseggiarola, sempre in provincia di Pavia. Ok. Quindi siamo aperti tutto l'anno a Casei, qua d'estate, da estate, inizio maggio fino a ottobre. E boh, basta cercare su Instagram Tazzon. E niente. Ci sta già cacciando via, capito? Ci sta già cacciando via. Non ha spiegato come sono le regole. Non ha spiegato niente. Si gioca, vieni, Tommy, facciamo vedere, perché questo è il campo. È un campo da tennis in miniatura, senza i corridoi del doppio, anche se qui stanno giocando in doppio. Cosa succede? Si gioca esattamente con lo stesso meccanismo del tennis, giusto, Gogo, per cui si serve incrociato all'interno di queste zone, che sono quelle dedicate al servizio, che più o meno sono quelle che più assomigliano alle linee del servizio del campo da tennis normale. Nel doppio chi batte può andare a rete, invece al servizio, dopo il servizio devi far rimbalzare una volta, quindi non puoi fare serve and volley, almeno per far durare di più il punto. Tra l'altro, purtroppo, tuo padre ha appena tirato un passante mega galattico e purtroppo lo abbiamo anche inquadrato, perché la sfortuna che abbiamo è che abbiamo immortalato un suo gesto fantastico. Per cui è molto semplice. Giorni, mesi con questo. Molto semplice. Lì abbiamo anche Filippo, maestro di pop tennis, grande ragazzo alla sinistra. Vedete che la palla viaggia, ragazzi, comunque, per cui adesso mi sa che due game dobbiamo fare con adesso dobbiamo entrare noi per forza, perché è veramente bello. Se volete venire a provare, ragazzi, come diceva Gogo, fate un salto a Salice Terme, che è molto molto carina, e in più c'è questo posto che la fa sembrare ancora più un villaggio turistico. Infatti Bob se ne è innamorato. No, è bello, vi diamo sempre qua. Tennis, piscina. Piscina di là, ristoranti dove si mangia bene, ma soprattutto tanto sport. E qui veramente fate due ore in campo e uscite stragoduti. Assolutamente. Dai, sei pronto, se arrivi che vinci. Se vince tuo padre, sono cazzo. È impossibile. Vabbè.